Bentornati a tutti amiche e amici appassionati dell'anime e del manga Ken il Guerriero o Kutano Ken. Vi do il benvenuto al mio video numero 136, puntata dal titolo italiano Pericolo Mortale. Traduzione del titolo giapponese: Il fratello Ken è in pericolo. Calmo io, apri ora il tuo cuore. Ototo Ken no kiki, yasashiki hyoyo, ima koso kokoro o hirake. La puntata inizia dove eravamo rimasti, con Kaio che sta massacrando Ken, lo calpesta con violenza. E dice che Raul deve essere sicuramente molto molto deluso per il fatto di essere stato sconfitto da lui. Ken riesce ad evitare un colpo di Kaio. E cerca di reagire con la sua tecnica più letale, quella con la quale praticamente aveva sconfitto Kaio, cioè il Musou Tensei. In italiano viene detto duplicazione istantanea dell'immagine. Questa è una specie di duplicazione istantanea dell'immagine. E Kenshiro la chiama invece trasmigrazione corporea. Musou Tensei! Questa tecnica della sacra scuola di Okuto è la trasmigrazione corporea. Ken si sdoppia e pensa che Kaio non riuscirà a distinguere quali dei Ken sia il vero Ken. Però anche Kaio, come sta facendo Jukei contro Io, lancia anche lui una specie di formula di incantesimo. Afferma che se non dovesse riuscire a trovare il vero Ken, distruggerà tutto il nulla intorno a lui, quindi distruggerebbe anche Ken, però grazie a questa formula riesce a individuare quale sia la vera immagine e riesce a colpire Kenshiro in pieno petto. Ken viene scaraventato via e cade vicino al Vin. Nel frattempo, Shachi, Orc, non si sta perdendo neanche una virgola dello spettacolo. Kaio afferra Ken per le costole, praticamente gli infila le dita nei fianchi e Ken comincia a sanguinare ancora di più. I sciocchi abitanti di questa terra credevano alla leggenda di Raul e aspettavano un liberatore che venisse a salvarli. Lo sbatte alla parete, Ken comunque riesce ancora ad alzarsi. Kenshiro, non credo tu riesca a stare in piedi. Ma Kaio gli dice che Kenshiro potrà vincere, avrebbe una possibilità di vittoria solo quando verrà rotto il sigillo di Okuto. Nel frattempo, nell'altro campo di battaglia, Jukei e Io stanno continuando a sfidarsi. E vediamo ancora una volta in un flashback di come Io sia a conoscenza del segreto riguardante l'Okuto, ma che non ha voluto svelarlo a Jukei. Nonostante quest'ultimo stia molto premendo, arriva addirittura a colpire Io. Che le barriere della tua mente cadano. Che le barriere della tua mente cadano. A torturarlo facendogli frantumare, metaforicamente, le ossa. Io, parla ora. Rivelami qual è il colpo segreto. Perché a Jukei serve il segreto della famiglia Suke di Okuto. Anche se in italiano viene continuamente chiamata setta di Okuto. Io, evidentemente il dolore è insopportabile, cerca di suicidarsi.
premendo il Keirakuaku, ma Jukei lo ferma appena in tempo. Prima di svenire, Io dice a Jukei che il segreto che lui sta custodendo è solo per suo fratello Kinshiro. Jukei chiede perdono a Io, però in questo momento, al presente, la sua memoria gli serve. Jukei sta per premere ancora una volta quel punto con la cicatrice che c'è sulla fronte di Io, ma Io improvvisamente reagisce e lo colpisce al petto. Per Jukei questo non è un problema, per lui va bene morire, perché deve anche espiare alcune colpe, riesce a colpire Io e gli intima di ricordare. Riacquista la memoria, Io! Ritorna ad essere quello che eri! Ora! Il viso di Io improvvisamente cambia e Jukei è convinto che abbia finalmente recuperato l'intera memoria. Io, finalmente il passato sta riaffiorando alla tua memoria. Io rivede i suoi fratelli più piccoli, rivede se stesso, rivede il piccolo Kenshiro avvolto da una luce, rivive il calore di quel corpicino. Il calore della sua mano. E Io si mette a piangere. Jukei allora lo abbraccia, ma c'è qualquadra che non cosa, perché improvvisamente appaiono 7 cicatrici a forma di orsa maggiore anche sulla schiena di Io. Le 7 stelle. Il quale ritorna ad essere un demone, questo perché? Perché Kaio aveva già influito sulla memoria di Io e aveva sigillato il suo passato. Ritorniamo allo scontro tra Kaio e Kenshiro. Kenshiro sta gonfiando i suoi muscoli, le ferite sembrano risanarsi improvvisamente. Pensiamo che possa riprendere un combattimento almeno quasi alla pari. Kenshiro va a colpire al viso Kaio, ma nonostante il colpo vada a segno non sortisce nessun effetto. Questo perché? Perché Kenshiro non è in grado di perforare la sua aura. E Kaio allora spazza ancora una volta via Kenshiro con il suo Hokuto Ryuken Tsetsuji, l'ultima posizione dell'Hokuto Ryuken, Lama Makaku Kyokua, l'estrema morte magica e oscura. Hokuto Ryuken Tsetsuji, Lama Makaku Kyokua. In italiano tutto questo sparisce e viene detto semplicemente Nero Colpo di Satana. Si chiama il Nero Colpo di Satana. La sua potenza è terrificante. Ken viene praticamente infilzato in ogni parte del suo corpo e inonda di sangue Kaio. Il territorio dei demoni continuerà ad essere dominato dall'Hokuto Gemmi. Nel frattempo, Io ormai è diventato definitivamente un Majin, cioè un demone, e colpisce Jukei alla schiena per dargli il colpo di grazia. Addio, Jukei! E il maestro viene così ucciso. Le mani di Io grondano sangue, Leia e Tao che stavano aspettando la fine dello scontro entrano nel castello di Io. Jukei spira tra le loro braccia, pensa che ogni speranza sia ormai perduta e dice infatti di perdonare questo vecchio idiota.
Io dà l'addio al suo maestro e lascia che del funerale si occupino Leia e Tao. Invece al castello di Caio, ormai il demone, ha ridotto Kenshiro in fin di vita. Il successore della sacra scuola di Hokuto, dello Hokuto Shinken, non può fare niente per respingere i colpi demoniaci di Caio e quindi Caio può fare di lui quello che vuole. Fa innalzare una specie di croce a forma di stella maggiore e con due pietre conficcate nei palmi della mano ci crocifigge Kenshiro. L'idea è quella di farlo giustiziare al tramonto. Tutto questo non basta a soddisfare Kaio, lui vuole avere dei figli con Lin per mischiare il suo sangue con quello dell'imperatrice del cielo e la puntata finisce con Kaio che esulta e ride per la vittoria. Dunque, carissime e carissimi, vi ringrazio di aver visto anche questo video, vi ringrazio sempre dei commenti, dei like, delle iscrizioni. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Grazie e a presto.